Allora possiamo aprire il dibattito, domande, questioni, considerazioni, possibilmente brevi, in modo da lasciare la possibilità a un maggior numero di persone di intervenire. Primato, diciamo, di Mussolini, no? L'unico protagonista, il principale protagonista del fascismo. Quando cambia un approccio allo studio storico del fascismo, quindi a metà degli anni 70, mi sembra di capire, cambia anche un approccio negli studi cinematografici. Io ho una formazione cinematografica e quindi si ha anche una considerazione molto forte del cinema come testimone storico. Vediamo come sia nei documentari del Luce che della Incor, o comunque anche nella fiction, ci sia veramente un protagonismo esagerato di Mussolini. Quindi può essere che l'attribuire a Mussolini il ruolo principale del fascismo derivi anche da questo, insomma, da questa forza che il cinema assume a livello di testimone storico. Non vorrei aver dato l'impressione che io non consideri Mussolini il principale protagonista del fascismo, soltanto che bisogna tener conto, anche in questo caso, di quando e come Mussolini diventa il duce al centro di tutta la produzione cinematografica, il nume al centro di tutto il sistema politico fascista, il semidio al centro della religione fascista e la vera autorità. Non era assolutamente, come qualcuno ha sostenuto per Hitler, un dittatore debole. Però il problema è che Mussolini diventa il duce indiscusso e assoluto soltanto dopo il 1926. Fino a quel momento lui è contestato varie volte dai gruppi intransigenti del fascismo. E anche quando lui è al potere duce onnipotente, per esempio, non riesce mai ad eliminare Farinacci. Non solo. Ma nonostante quello che gli si attribuisce, e che anche storici di grande valore del regime fascista, come Acquarone e De Felice, sul depotenziamento, la liquidazione politica del partito fascista, io non credo affatto che il partito fascista sia stato, ho cercato di mostrarlo con le mie ricerche, quell'enorme baraccone di Pulcinella che faceva soltanto attività giocherellesche. Io sono convinto che sia l'ideologia del fascismo come sistema di dottrina poi in qualche modo elaborato, sia sistema politico fascista, non sia una creazione principalmente di Mussolini, ma sia il prodotto di un movimento politico di massa dove molti collaboravano, molti partecipavano. Certo, poi tutto si è concentrato nella figura del duce, ma questo era inerente alla concezione irrazionale e mistica della politica tipica del fascismo e totalitaria, che prevedeva necessariamente il culminare al vertice di un duce. Questo sicuramente poi si riflette anche nel fatto che Mussolini è la personalità eccezionale del fascismo e tutti gli altri sapevano che nessuno era in grado di poterlo sostituire, anche se qualcuno ci aveva pensato, perché probabilmente almeno in una certa fase aveva delle qualità che potevano competere con quelle di Mussolini, ed era per esempio Italo Balbo. Nel 21 ci aveva pensato Dino Grandi, ma ci aveva rinunciato molto presto, salvo per ricordarsene nel 25 luglio.